Allora, ben ritrovati. Io ho una curiosità da chiedere a Davide Grasso, però non ho ancora fatto parlare né salutato Domenico Gallo, che diciamo, a capo di una nuova formazione che si chiama Nuova Sinistra per Torino, l'ex PDC siede nei banchi appunto nella Sala Rossa e insomma, adesso non si chiama più PDC, ma insomma, la matrice è chiara, no? Ed è forse anche a voi, forse lo togliamo, che si rivolgeva allo Russo parlando di una certa maggioranza che appoggia e copre a volte Ma anche rispetto al questo. nuovo nome, voglio solo precisare che non è una abiura. Io sono sempre un comunista, mi dichiaro sempre un comunista. Credo che anche questa parola vada rivista sulla base delle trasformazioni sociali, sui cambiamenti avvenuti, e quindi una presa d'atto di un modo di porsi rispetto alla questione politica diversa nel rapporto con la gente, nella ricostruzione dei rapporti sociali che hanno portato ad una crisi, credo, della sinistra. L'elemento di fondo della crisi è stata proprio la perdita della fiducia e della propria base. Quindi, detto questo, la ringrazio per aver ricordato il cambio del nome. Quindi, nessuna abiura, una presa di distanza rispetto a posizioni che io ritengo sbagliate, estremistiche, non adeguate e assolutamente non anche apprezzabili sul piano dei risultati. Come tutti vediamo, siamo proprio agli sgoccioli come sinistra nel complesso. Detto questo, per arrivare alle questioni, io credo che intanto da noi il buonsenso e la responsabilità dovrebbe portare a stemperare i toni come prima iniziativa. Il fatto che Ravello si rivolga ai ragazzi del centro sociale chiamandoli delinquenti non credo sia un approccio corretto e non credo sia un approccio costruttivo. Io quello che dico ai ragazzi del centro sociale, di cui riconosco il fatto dell'esistenza, ci sono delle realtà, non ne condivido la pratica. Credo che loro hanno delle potenze ideali molto, molto importanti che andrebbero utilizzate in maniera diversa, ma non sta a me fare lezione perché non è questo il mio compito. Dico solo questo, rispetto ai fatti di sabato, credo che intanto la violenza come principio dovrebbe essere bandito dalla politica. Non condivido la conflittualità a quei livelli, non la concepisco, credo sia sbagliata, credo che sia. Non porto vantaggi a nessuno, né alla città, né agli stessi centri sociali, tantomeno alle forze politiche che sono state in qualche modo coinvolte nella manifestazione di sabato. Io credo che l'allarmismo, le paure producono queste situazioni. E quindi mi rivolgo ad una forza di governo come la Lega Nord, mi rivolgo ma un appello accorato a questo punto. Io come cittadino manifesto una preoccupazione rispetto intanto alla tenuta dello Stato democratico, me lo voglio dire Quindi lei senza ricollega questo fatto di sabato a una situazione a riconosco livello che il clima si è nazionale? arroventato perché comunque sul piano nazionale si stanno praticando delle azioni politiche che vanno nella legge sulla sicurezza, credo nel concetto di clandestinità, una legge che ha spinto milioni di esseri umani ad essere clandestini. Cioè, voglio dire, persone che Vabbè, lavorano è chiaro, nei cantieri di il lavoro, suo nei cantieri ragionamento è edili, chiaro, nelle cioè fognature, nei lavori più umili quello che che viene deciso a livello sono nazionale si stati riflette spinti direttamente lavoratori che come sensibilità. per problemi burocratici e per mancanza di volontà da parte dei datori di lavoro di essere regolarizzati, no? Oggi sono clandestini, ma grazie a quella legge. Credo che questo non aiuta a ripristinare un clima di dialogo e di confronto, anche con le realtà antagoniste. Dico Ravello, solo l'ultima brevemente, cosa, sì. sull'antagonismo credo che l'antagonismo di per sé a me non spaventa, mi spaventa se l'antagonismo viene praticato con la Con violenza la lotta e armata. per questo insomma vorrei esercitare. Brevemente Ravello, poi Guardate, devo vi fare una domanda ricordo alla che Grasso. con Mimmo Gallo non ho assolutamente nulla in comune, è una persona molto distante dalle mie idee, ma è una persona per bene, cioè che fa delle regole Ringrazio. democratiche e delle regole di vita. Però vedete, dal suo intervento si capisce molto bene qual è il problema in questa città e delle forze politiche che governano in questa città. Il problema è che si ha paura a chiamare le cose con il loro nome. Perché chi lancia i sassi a delle persone che fanno una manifestazione politica, chi usa i bastoni e le spranghe contro tutti quelli che si trovino anche casualmente sul loro cammino, che cos'è se non un criminale? Cioè, Vabbè. fino a quando non si farà il salto di qualità che dimostrerà che è stata davvero raggiunta finalmente una consapevolezza sulla pericolosità sociale di chi sta nei centri sociali, il problema non si risolverà. Allora, Davide Grasso, la mia domanda sulla violenza non ha trovato ancora una risposta, nel senso io continuo a non capire, ma forse una mia difficoltà, quanto la violenza giochi a vostro favore, anche nelle vostre valutazioni.
Cioè, è chiaro che si genera un allarme, poi anche probabilmente ci sono persone vicine a voi come, come dire, linea politica, ma comunque la violenza è qualcosa che spaventa le persone. Ma io penso che anzitutto sia eccessivo fare tutto questo sproloquio sulla violenza per un fatto come quello di sabato o per altri fatti che possono succedere. Penso che la violenza in questa società sia il portato semmai di altre persone, spesso per esempio le forze dell'ordine, oppure spesso per esempio quei neonazisti che noi siamo andati a contestare in Piazza San Carlo, che quelli sì veramente, o i leghisti che a Venezia picchiano gli immigrati eccetera, quella è la violenza, la brutalità. Poi ci possono essere delle contestazioni, sicuramente noi non siamo per il buonismo, per l'aplomb. Non siamo per questo, noi siamo per il conflitto sociale, siamo per il conflitto sociale, e questo è quello che ci rende diversi sia da questi signori dei partiti di sinistra, che comunque stanno consegnando da anni il paese a questi altri signori dei partiti di destra, i quali penso che non li ringrazieranno mai abbastanza per la loro pochezza politica e l'inconsistenza di qualunque cosa dicano. Noi siamo invece per il conflitto sociale, per lo scontro sociale, perché riteniamo che chi vive alle spalle dei cittadini non siano coloro che occupano degli spazi lasciati inutilizzati dal comune per farne iniziative sociali. Qua per esempio ho portato un giornalino del comitato. Domanda proprio stupida, no, la aspetta, corrente elettrica non la pagate, la luce? A parte eccetera. che la paghiamo, è chiaro. Così? E poi comunque il discorso che stavo portato qua, anche un giornalino, se ve lo posso lasciare, se interessa, il comitato di quartiere Vanchiglia si riunisce al centro sociale a Scatasuna, il centro sociale che dovrebbe essere sgomberato, che fa anche altre attività, palestre popolari, concerti, seguiti da migliaia di giovani studenti della nostra città. Cioè, vorrei sapere da regia quanto tempo abbiamo, se mandare adesso il servizio o no. Allora, un minuto lo russo, se vuole dire che veniamo in pubblicità. Ma sì, ha detto benissimo lei, la differenza vera che c'è tra questi gruppi di anarchici e in generale di antagonisti sociali, esattamente, sono pari. Grazie al cielo, la stragrande maggioranza degli italiani che va a lavorare, si alza al mattino, porta i figli a scuola, va a lavorare, vorrebbe in qualche modo vivere una società che tutto sommato dove il conflitto sociale non che non ci sia, perché è una colossale balla questa, ma che venga ovviamente gestito e governato in una dialettica democratica. Questo è un paese che, non va dimenticato, ha visto nell'arco della sua storia neanche tanto lontana periodi in cui non c'era la disponibilità a ragionare attorno ai problemi in maniera democratica, in maniera aperta, in maniera pacifica, che non vuol dire sostanzialmente essere tutti d'accordo, vuol dire avere delle sedi proprie, cioè le istituzioni in cui si analizzano, si risolvono democraticamente e con la politica, che è un termine che, di cui qualche centro sociale abusa, perché la politica è l'interesse comune. No, e fare i vostri interessi la politica. Ma guarda che io no, ti garantisco che non ho nessun interesse. Posso immaginarmi che non abbia nessuno a fare il suo lavoro. Andiamo in pubblicità tra poco.